Alberto, ci racconti un po' come siete nati, da dove venite, la formazione, come avete avuto l'idea di costruire Silindastri e poi che cosa fate, ovviamente. Sì, io sono cresciuto in una concessionaria d'auto, l'azienda di famiglia. E dopo gli studi in economia ho gestito questa azienda fino al 2015 più o meno, 2016. E sono sempre stato appassionato di tecnologia e di mobilità. Il mio mestiere era vendere auto e fare assistenza. E quando nel 2015 ho provato la prima elettrica, hanno cominciato a flipparmi un po' gli ingranaggi in testa, ho cominciato a mettere in discussione un po' il modello di business che stavo portando avanti e con la casa che rappresentavo. E insomma, da lì è nata un po' la voglia, intravedendo nella mobilità elettrica un'enorme svolta che sarebbe arrivata da lì a pochissimo, la voglia di esprimere sul mercato delle mie idee, delle mie soluzioni fondamentalmente. E nel frattempo ho conosciuto Cristiano, con il quale ho fondato l'azienda. Cristiano ha sempre lavorato nell'ambito elettronica, sviluppo all'interno del settore automotive. È una persona estremamente tecnica, un hacker sicuramente riconosciuto, e a suo tempo, quando ci siamo conosciuti, era in giro per il mondo a fare concorsi. Ha vinto anche un concorso in America proprio nel 2015 con PayPal, facendo un aggeggino che portava delle funzionalità smart sui veicoli vecchi fondamentalmente. Ci siamo conosciuti alla Maker Faire di Roma per caso e da lì è nato un dialogo, una discussione, tanta passione per la mobilità elettrica. Abbiamo iniziato a fare qualcosa insieme, proponendo dei veicoli. Insomma, 4 anni fa parlare di caricatori per l'auto elettrica intelligenti era una cosa assolutamente che non fregava a nessuno. Parlare di Tesla già 4 anni fa cominciava a essere sulla bocca di tutti, cominciava la gente a volerle vedere, a volerle provare. E noi abbiamo avuto la possibilità di proporre un po' di questi prodotti, insomma, così farci anche un po' un nome e soprattutto un'esperienza. È dal 2015 che andiamo solo in elettrico e nel 2016-2017 più o meno abbiamo cominciato a pensare a quante cose mancavano a questo tipo di mobilità. Tuttora è così, insomma, voi siete molto esperti di questo settore, potremmo a camere spente tranquillamente riflettere su quante cose fanno schifo oggi nella mobilità elettrica, o Beh, meglio, di sì. quante cose siano da fare ancora. Però torniamo alla Sì. vostra storia. Tu hai incontrato Christian e quindi hai Cristiano, detto, sì, sì, Cristiano. Cristiano, hai detto cosa possiamo fare che non c'è? In realtà, guarda, inizialmente nel 2016 avevamo iniziato ad importare e vendere un caricatore di un brand che oggi esiste ancora, anche bello grosso. Questo caricatore ci è esploso facendo un po' di test e da lì, insomma, ci è partito un po' l'estro di dire, sai che c'è, possiamo fare di meglio a livello elettronico e inoltre. Non esisteva una soluzione che fosse pensata per sfruttare il solare, prima di tutto. Io venendo dall'endotermico, come ti dicevo, ho venduto qualche migliaio di veicoli nella mia vita a motore a scoppio, ho sempre immaginato la mobilità elettrica associandola all'energia solare. Mi sembra un'associazione indissolubile. Certo. La mobilità elettrica e l'energia autoprodotta sono due variabili della stessa equazione. E caspita, sul mercato no, tuttora, adesso siamo in due, credo, che facciamo una soluzione specificatamente pensata per consentirti di sfruttare l'eccesso energetico per usare la batteria della macchina come un accumulo e quindi buttarti dentro chilometri gratis. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su un prodotto, sai, abbiamo immaginato un mondo in cui tutte le auto sono elettriche, ma penso che il 99% di box auto avrà una presa di ricarica che vada almeno a 6-7 kW, almeno. E abbiamo iniziato a pensare a un prodotto adatto a quel mondo, quindi flessibile, robusto a livello di sicurezza, con tutte le caratteristiche moderne che ti aspetti da un prodotto di questi anni. Quindi tu non credi molto alla wallbox pensata come
strumento per centellinare i famosi 3 kilowatt domestici. Secondo te, sarà inevitabile alzare il livello No. di potenza contrattuale e piuttosto magari pensare all'integrazione con l'autoproduzione? Sì, e guarda, più che inevitabile, penso sarà conveniente farlo, perché già adesso comunque il costo che sostieni per portarti la potenza dai 3 ai 7 kW ipotetici è già al 50% incentivato. Se lo fai, se ti ristrutturi l'impianto elettrico nell'ambito di riqualificazione energetica, addirittura hai il 110%, quindi conviene farlo. Noi stiamo vedendo rispetto ad un anno e mezzo, un anno fa, che c'è molta più, si sta spostando la richiesta verso potenze un pochino più importanti. Oggi con i 3 kW ti gestisci tranquillamente la carica dell'auto elettrica se non hai particolari esigenze di mobilità. Se ti vuoi caricare la macchina in una notte per poter fare 500 km, con 3 kW Chiaramente è non ce la piuttosto fai. difficile, però è anche vero che se tu dipendi da quello, ok, investirai quei qualche centinaia di euro che ti servono per attrezzarti la linea in modo tale da poter caricare in maniera un pochino più decente. O farai pressione in azienda perché ti mettano un caricatore. A livello di azienda, come incentivo da offrire al proprio personale è squisito, perché gli dai la possibilità di caricare dove l'energia costa meno e dove comunque Certo. la macchina sta tanto tempo ferma. Noi qui lo facciamo, siamo in 3 o 4 qui da noi con l'auto elettrica già e tutti carichiamo qui. È normale, insomma. Quindi, sai, sono Dico, con. tu vedi una situazione in prospettiva più simile a quella di altri paesi europei, dove la potenza mediamente è intorno a 6-7 kW domestica e quindi anche la potenzialità di ricaricare a casa anche con buone potenze, buone velocità è garantita. Ah sì, mi sembra l'ipotesi più viabile, insomma. Sai, dobbiamo sempre pensare che non tutti possono essere contenti e subito, però la stragrande maggioranza delle esigenze di mobilità, cioè in Italia il chilometraggio medio anno, se penso siamo intorno ai 12.000 km, 12. anzi forse nel 2020 sarà ancora più basso perché con questi lockdown qua, dove cazzo vuoi andare? Non si può più da nessuna 2020, parte. apriamo, chiudiamo, spero Non si presto, va più da nessuna parentesi. parte. Quindi diciamo che se, per fare quei chilometri lì, se ti fai due conti di quanti kilowattora ti servono a notte, i 3 kilowatt vanno benissimo. Diverso è, sei un rappresentante. Io faccio 40-45 mila chilometri l'anno in elettrico. Chiaro che faccio affidamento sulla rete di ricarica fast quando devo fare dei viaggi lunghi e spostarmi, ma Tu quando. viaggi in Tesla? Cioè, A volte sì, a volte sì. la tua auto normalmente per questi 45.000 km è una Tesla. Generalmente sì, anche perché generalmente sto andando da un cliente a fare una demo, a fare vedere il nostro prodotto. Sicuramente devo arrivare con un veicolo che sia all'altezza del nostro gioiello, quindi sì. Però anche che stessi con altre tipologie di veicoli, la rete di ricarica pubblica, insomma, mi pare che si stia espandendo ad un rato abbastanza accettabile. E comunque, insomma, è questione di avere un po' di pazienza. Però sulle mie esigenze, io la stragrande maggioranza dei chilometri li faccio qui, intorno a Padova, tra Padova, Treviso, Venezia. La ricarica quotidiana di 20-30 kWh va benissimo, ecco. Certo. Dopo, in azienda, ecco, io ho anche la fortuna, la coincidenza di dover avere tanti kilowatt perché dobbiamo testare ovviamente le nostre soluzioni, quindi qua di sicuro non ci manca la potenza in allaccio, abbiamo anche il solare, abbiamo anche l'accumulo. Però qui per dirti da me, io carico a 22 kW 110 km all'ora. Cioè, in 3 ore ho fatto il pieno praticamente. E questa è carica lenta. Cioè, Certo, insomma, certo. tante volte, sai, tante volte sulle nuove tecnologie andiamo a fare tanta resistenza perché
Passare all'auto elettrica non è come continuare a fare quello che si faceva prima con l'endotermico, non è che ci passerai quando la macchina ci metterà 5 minuti per caricarsi come quando vai dal distributore. No, non ci vai più dal distributore. Quei 5 minuti che spendi dal distributore, 10 perché devi andare e tornare, li risparmi e carichi dove parcheggi, al supermercato, in azienda, a casa. Ci saranno ovunque, ovunque ci saranno caricatori. Spero ovunque, solo Prisma. Ma ecco, veniamo appunto. Quindi, voi nel 2016 avete avuto quest'idea di occuparvi di 17, caricatori sì. perché uno è esploso. È la prima volta che sento un caricatore che esplode. No, non è propriamente esploso, È bruciato, insomma. era certificato per avere dei relay da 32 ampere. Probabilmente non si aspettavano che due italiani li avrebbero messa in carica a 32 ampere, per qualcosa come diversi giorni. Si è fusa, ha fatto saltare l'impianto e tutto. Per fortuna non ci sono stati danni di nessun genere. Quindi il primo problema vostro è cercare di fare una roba che non salti per aria, insomma, che non Prima di si può. tutto, prima di tutto, ma Quindi. infatti, per esempio, Prisma, ma penso che sia un'ovvietà, spero lo facciano anche tutti gli altri adesso. Ha un meccanismo ovviamente di misurazione della temperatura interna. Nel momento in cui la temperatura sale sopra una certa soglia, il prisma manda in derating la carica, quindi abbassa l'amperaggio fino a far rientrare la temperatura in una soglia di sicurezza. A parte questo, i nostri relay sono da 50 ampere o giù di lì, quindi insomma non dovrebbero Quindi esserci problemi. Non di questo tipo almeno. il primo, una certa ridondanza della sicurezza Assolutamente sì, dell'hardware. assolutamente sì. È quello che in realtà, al di là delle caratteristiche dell'intelligenza, del controllo remoto, che poi si può volerlo, può essere necessario, utile, insomma, sono questioni di situazioni, ma sulla sicurezza non puoi far compromessi. Cioè, il motivo principale per il quale passi da un cavo portatile attaccato alla presa asciugo, investi dei soldi per un caricatore, al di là delle funzionalità fighe, appunto, è proprio la sicurezza. È proprio perché voglio poter caricare a 3, 4, 5, 7 o 22 kW senza correre il minimo rischio. Caricare una macchina non è come caricare un telefonino, il principio è lo stesso, ma insomma, le Sì, le potenze in dinamiche gioco sono sono diverse, ben diverse. i Ecco. rischi Quindi, sono. sempre in questo senso, il nostro Prism è nato con all'interno il sistema per la misurazione, per il controllo delle dispersioni sia dell'alternata che della continua. In questo modo costa meno l'installazione perché è sufficiente un differenziale a monte della linea che faccia solo il controllo della corrente alternata. La continua la controlliamo già noi. Particolari come questi sono importanti, secondo me. Mi immagino un prodotto diffuso in tutti i garage, non può certo farti saltare il contatore perché alle 2 di notte ti è partito lo scaldabagno e tu devi scendere in mutande in garage. Prism è nata con il suo kit di integrazione con l'utenza per far sì che tu non debba, per far sì che il contatore non ti salti più, a prescindere da quanto consumi, piuttosto si mette in pausa la macchina. Beh, questo direi che fa parte un po' come la sicurezza del minimo, no? Perché allora voglio dire, se non ci fossero problemi di sicurezza e di rischio che salti lì piatto, uno, vabbè, con la presa asciugo userebbe il caricatore Certo. della macchina. Quindi diciamo l'intelligenza sicuramente, la sicurezza sicuramente. E invece l'integrazione con l'autoproduzione è invece una caratteristica vostra che non tutte le wall box hanno e anzi forse poche, no? Allora, come lo facciamo noi al momento? Nessuna. Ecco, come lo fate voi? Allora, le unità di accumulo moderne, diciamo i prodotti che stanno uscendo adesso sul mercato, generalmente non tutti, ma cominciano a essere sempre più spesso dotati di un'interfaccia di comunicazione e sparano i loro dati di lettura su una pagina di rete, nella rete locale.
tutti i sistemi di accumulo hanno i loro sensori per leggere cosa sta succedendo sull'utenza. Quindi leggono se l'utenza sta prelevando dalla casa o immettendo, prelevando dalla rete, pardon, dalla rete, o se sta immettendo in rete, quindi c'è un eccesso di produzione. A seconda di quello che succede e a seconda del se la batteria ha o non ha carica residua, andrà a assorbire o erogare verso la casa. Abbiamo sviluppato un prisma in modo tale che possa andare a leggere i dati che l'accumulo spara sulla rete, sfruttando quindi l'elettronica e le rilevazioni che fa l'accumulo, senza dover quindi andare a installare un hardware specifico per il caricatore, cosa che invece attualmente per tutti i prodotti sul mercato sei costretto a fare. Che sia un kit collegato via cavo, che sia un meter smart che poi via wireless arriva, ma devi mettere un sistema per far sì che il caricatore sappia cosa sta succedendo sull'utenza. Ecco. Certo. Noi questo sistema lo forniamo, tutte le Prisma arrivano con il loro kit per la misurazione a livello hardware, però se un utente ha il sistema di accumulo installato e l'accumulo parla con la rete, non avrà bisogno di fare l'installazione di questo tipo di hardware. Al di là del fatto che, la presenza di entrambi crea una certa ridondanza e affidabilità dei dati. Ecco. Il nostro obiettivo, e con questo ti anticipo una cosa che, faremo uscire, nei prossimi mesi, è, a dare la possibilità all'utente non solo di decidere se usare o non usare il sistema di accumulo per caricare la macchina, cosa che tu oggi puoi fare a seconda di come decidi di installare il caricatore. Se lo metti a valle o a monte dell'accumulo, l'accumulo verrà o non verrà usato per la carica dell'auto. Il nostro obiettivo, ed è una soluzione alla quale stiamo arrivando in queste settimane, è consentire all'utente di scegliere precisamente quanto l'accumulo si debba scaricare. Quindi, ad esempio, caricami solo col solare. Usa anche l'accumulo, ma fermati quando l'accumulo arriva al 30%, faccio per dire. Questo perché il nostro. Scusa, aspettate per capire. L'accumulo perché tu poi, ovviamente, se ricarichi di notte non hai il solare e quindi vai a scaricare l'accumulo, però puoi dire non scaricarmelo del tutto perché io ho bisogno di una riserva alla mattina quando riparto, faccio. È questo il Certo. concetto, no? Sì, certo, si tratta di dare all'utente la possibilità di scegliere, che oggi non c'è. Oggi o l'accumulo verrà scaricato e il caricatore continua a prelevare energia dalla casa, dalla batteria, dal solare e dalla rete, con Prism no, puoi limitarlo in modo che dalla rete non peschi, peschi solo dall'accumulo o dal solare. Oppure lo installi in modo tale che l'accumulo non verrà mai usato, ed è un po' un peccato, no? Il nostro obiettivo invece è fornire la flessibilità di un tocco sull'app del caricatore per dirgli ok, usami l'accumulo, no, non usarlo e fino a che punto. Questo dovrebbe essere il massimo nell'ottimizzo dell'energia autoprodotta, no? Eh sì. Cioè, e per poterlo utilizzare al massimo, totalmente quando hai l'autoproduzione e il più possibile, compatibilmente con l'esigenza di casa, quando non c'è autoproduzione. Sì, è quello l'obiettivo, no? Certo, perché ovviamente tutta energia gratuita e quindi, oltre che verde, è tutta gratuita. Assolutamente sì, E assolutamente sì. ecco, quindi questa è la wall box classica domestica Prisma, ok? Che fornite in vari modelli, in varie alternative. Sì. Attualmente abbiamo Prism Basic e Prism Solar come, se vuoi, macro distinzione di modello. Prism Basic è un prodotto solo monofase, con cavo da 5 metri. È un prodotto, mi perdonerà se mi sente, ma è un prodotto stupido, nel senso che, non ha interfaccia utente, non ha connettività. Però carica ed è integrato con l'utenza, quindi ha già incluso il sistema di bilanciamento dei consumi per non far scattare mai il contatore. Prism Basic può essere in aftermarket upgradato semplicemente cambiando il pannello frontale, sostituendolo con la smart cover,
diventare così un Prism Solar. Prism Solar ha tutta la connettività Wi-Fi e Ethernet, quindi il controllo da remoto, la possibilità di impostare diverse modalità di carica, la possibilità di programmare la ricarica nel tempo e Cioè tutte quelle fare. funzioni di cui parlavamo prima ce Esatto. l'ha la versione Solar. Solar, Però corretto. l'aspetto interessante è che tu puoi cominciare con quello basic, poi dici, ma mi farebbe comodo, cambi il frontale e fai l'upgrade, Sì, giusto? signore, assolutamente sì. Basic Ah, beh, questo è interessante, mi sa giusto. è un prodotto che abbiamo pensato, iniziamo a consegnarlo qui in aprile, in realtà è la nostra più recente creazione, ed è un prodotto che abbiamo pensato in particolare per la riqualificazione energetica. Sono arrivati da noi tanti general contractor, che dal 1° di gennaio si sono trovati con dei budget un po' diversi negli interventi di riqualificazione, perché il bonus del 110% l'anno scorso prevedeva per il caricatore 3.000 euro in maniera incondizionata, dal 1° di gennaio sono 2.000, 1.500 o 1.200 a seconda della grandezza dell'unità abitativa, per capirci. E quindi questi general contractor sono andati dai loro fornitori di caricatori, che però non è che gli hanno abbassato il prezzo solo perché lo Stato ha abbassato gli incentivi. No, i prezzi sono quelli. Si sono messi a cercare, hanno visto che già il nostro prodotto Prism Solar è posizionato in maniera sicuramente centrale a livello di prezzi rispetto a tanti prodotti tradizionali che sono ingiustificatamente costosi, brutti, vecchi e pesanti, e ci hanno chiesto un prodotto da prezzo e così abbiamo fatto. Dall'altra parte, l'utente che si ritrova il basic installato grazie alla riqualificazione energetica, spendendo solo 350-360 euro, pardon, può fare l'upgrade alla solar. Lo farà se ha il solare, se gli interessa, se ha un'auto elettrica, perché tante volte la riqualificazione energetica sui condomini viene fatta al tappeto, non solo a chi ha l'auto elettrica, ecco. Sì, beh, devo dire che io sento sempre più, strano, non l'avrei mai detto, sempre più persone che comprano l'auto elettrica e poi cominciano a caricarla con una presa asciugo e il cavo di ricarica intero. Cioè, stranamente, magari spendono 30.000 euro a comprare l'auto. Però quei 600 in più per mettersi il wallbox non fanno Ma più fatica, è strano, eh? Io non ne capisco il motivo, però succede. Quindi voi in qualche modo, secondo me è intelligente l'idea di partire con il minimo comunque che garantisca sicurezza e diciamo, qualcosa di specifico che no, tra l'altro non ti obblighi neanche a tirar fuori sempre il cavo dal bagagliaio, insomma. no, infatti, Sembra quello per pensato. me era, cioè, un caricatore pensato per l'ambito domestico come Prism Solar deve avere il cavo integrato, ma ti pare che ogni volta che metto la macchina in garage voglio star lì a tirar fuori il cavo, srotolarlo, collegarlo, si sporca ogni volta, mi sporca il baule, ma no, No, voglio quello no. trovare il cavo appeso lì. Invece Prism Solar, appunto, c'è in versione monofase o trifase, o in versione duo, quindi esiste Prism Solar Duo, che è sostanzialmente una doppia monofase, può essere installata sia su impianti monofase sia su impianti trifase e può portare fino a 7,5 kW per connettore. Quindi può essere una soluzione per una piccola azienda Assolutamente sì. oppure un condominio dove nel garage comune ci sono due posti auto, entrambi. Quindi è una soluzione, mi sembra, non da garage privato, ma da appunto autorimessa condominiale Sì, o osteggio aziendale. sicuramente. Dio, ti dico, ti smentisco parzialmente. Mi ha sorpreso vedere quanti clienti abbiamo che hanno preso due ibride plug-in. Guarda, tu, cioè, l'ibrido a me non piace, è un compromesso fatto dal marketing, secondo me. No, sì, anch'io la considero una roba un po' strana.
però. Però sai, come dire, come in tutte le grandi svolte, i grandi passaggi a nuove tecnologie, non succede mai tutti subito. Quindi meglio un'ibrida plug-in che una endotermica pura, senza ombra di dubbio. Ecco. Ci sono diversi clienti che magari hanno o un'elettrica e una ibrida, perché magari sulle lunghe distanze ancora hanno le pippe mentali che con l'elettrica pura non si riesce. E quindi il duo l'hanno apprezzato in questo senso, o magari hanno un'auto elettrica ma prendono il duo in prospettiva perché fra 2 anni cambieranno anche la prossima. È un prodotto che va benissimo poi anche sugli impianti monofase, quindi i tuoi 7,5 kW di monofase li spalmi sui due connettori. Sicuramente è apprezzabile per chi magari fa un servizio offerto al pubblico più che per se stesso, certo. Ecco, quindi diciamo, avete una bella gamma variegata di wallbox. Fate anche qualcosa per colonnine pubbliche, impianti pubblici o ci state pensando? Cioè, perché lì c'è un'evoluzione che è impressionante. Io adesso non so se le tecnologie, le proprietà e le competenze possono essere in qualche modo le stesse. Però c'è un'esplosione della potenza di ricarica che fa impressione, insomma. Io Eh sì. sento ormai tutte le nuove stazioni di ricarica sono tutte in DC, ma oltre 150 kW, eccetera. E voi, ecco, come guardate questo mondo? Guarda, per il 2021-2022, l'unica cosa che posso escludere è che ci mettiamo a fare veicoli. Tutto il resto, sai, Veicoli a due o quattro di componenti numero di automobili, automobili. ah, quindi Escludo dovreste farlo che con due ruote, quindi guarda, tutto quello che non è, cioè tutto quello che ha mobilità elettrica in questo momento è in esplosione. Ogni giorno ci capita per le mani un qualcosa di nuovo, una nuova opportunità. È molto difficile dire che cosa non faremo, credimi, però l'unica cosa che posso escludere appunto in questi 2 anni è che ci mettiamo a fare auto. Che sia la carica fast da colonna o da muro, che sia l'accumulo, insomma, sono tutti mercati molto interessanti e alla nostra portata in termini di competenze. Chiaramente stiamo crescendo molto e quest'anno ci concentriamo su finire di lanciare questa gamma Prism. Devono arrivare nei prossimi mesi 2 versioni, una dedicata proprio a chi vuole vendere il servizio di ricarica e quindi con tutto un sistema di autenticazione tramite tessera e di billing per fare l'incasso e fare i pagamenti. E una versione più pensata invece per la nuova edilizia, per le ristrutturazioni, della quale non ti Tommaso, dico nulla. chiariamo. Allora, questa versione che tu mi raccontavi con la possibilità di autenticazione e pagamento, questa è concepita per alberghi, non so, ristoranti, alberghi, Sì, agriturismi, parcheggi. condomini anche, perché magari è perché l'amministrazione condominiale che mette giù le colonnine ha bisogno poi di una rendicontazione mensile degli utenti, di quanto hanno consumato, insomma, di distribuire Certo. la spesa, di poterla rendicontare, ma anche un prodotto che va bene per appunto realtà come quelle che dicevi tu, hotel, agriturismi, alberghi, tutto quello che è la categoria ricettiva, diciamo. Sì, ho capito. Quindi questa è un'altra opzione interessante, per carità, perché ci sono tutte problematiche diverse, soprattutto pagamenti, la contabilità, l'autenticazione di vetture, l'attivazione della colonnina. E l'altro interessante per ristrutturazioni, cioè che cosa deve avere di particolare un caricatore per ristrutturazioni? È fatto in un modo che è particolarmente rivolto alle nuove edilizie o alla ristrutturazione edilizia. Questo perché richiede un intervento non strettamente elettrico, ma edile per essere installato.
E così ti ho dato un indizio, però altro non ti dico. Ma è un indizio che mi serve poco perché non sono certificato installatore, non so che problemi edili ci siano ad installare una wall box. Diciamo che noi abbiamo fatto Prism per essere molto compatto. Questo è uno dei primi prototipi stampati a 3D. Queste sono le dimensioni, del prodotto finito, quindi vedi che è Sì, molto quindi è piccolo. mediamente più piccolo rispetto agli altri, no? Sì. Per l'edilizia abbiamo intenzione di fare un caricatore che è ancora meno ingombrante. Diciamo che scompare. Ma pensa. Cioè scompare nel senso che si chiude in uno sportello? Scompare nel senso che è incasso. Pare incasso, ma pensa a te. Abbiamo dei disegni, se vuoi, questi penso potremmo anche condividerli. Oh, beh, vabbè, adesso non voglio che tu mi sveli dei segreti industriali che poi Ah, arriva beh, il guarda, se il cliente. mio direttore marketing non vuole, non escono, quindi. No, ti dicevo, ma ecco perché un'altra particolarità che voi per realizzare un prodotto così compatto utilizzate la stampa in 3D? No, Ah, no, 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 perché no. ho Questo era sentito uno di. dei primi prototipi, che Ah, chiaramente prima di fare lo stampo e tutto li fai in 3D. ecco, no, pensavo che faceste la No, 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 produzione in no, sarebbe 3D, dico, ma impossibile. aspetta. Prism è in una plastica, in un bay blend di ABS, molto resistente, autoestinguente, quindi non può prendere fuoco. Assolutamente non può essere stampato in 3D perché non è la stessa solidità quella che cerchi. Sì, no, allora ho capito male. No, E, certo. quindi diciamo, il prodotto, fondamentalmente il prodotto che state studiando è ad incasso, no? Per essere quindi compatibile anche con edifici che vengono ristrutturati, edifici storici, edifici, no? Sì. Vabbè, ottimo. Non aggiungo altro su questo, Vabbè, scusami. non Hai aggiungere sentito che altro. sono un chiacchierone, quindi se sto zitto è perché non posso. Beh, se un chiacchierone te lo puoi permettere, sei titolare, no? Mi sembra, dell'azienda. sì, ma poi mettiamo giù Emilegno, non hai? Vabbè, ma i titolari possono permettersi qualunque cosa, decidono loro. Dimmi invece, ecco, un po' l'azienda è nata nel 2016, mi dicevi, come. La società sì, il brand è nato a inizio anno, a inizio di quest'anno. Quindi è dall'inizio di quest'anno che voi Che siete sul facciamo sul mercato. serio, diciamo, sì. Una prima versione di Prism, ma anche con un'elettronica completamente diversa, ed era una versione molto più artigianale, se vuoi. Un prodotto che potevamo fare in qualche centinaia di pezzi l'anno. Quando abbiamo riaperto dopo il lockdown, siamo stati talmente sommersi dalle richieste che abbiamo capito che dovevamo puntare molto più in alto e quindi abbiamo deciso di cambiare, di rifare subito l'elettronica con una versione più scalabile. Più industrializzabile, di creare un brand e un asset societario anche adatto a sostenere lo sviluppo e un percorso di crescita Ma ecco, ma importante. quindi fino al momento del lockdown cos'eravate? Una cantina, due No, simpatici ragazzi in cantina? O. tre e mezzo, diciamo. Quindi era stata un po' un'idea quasi hobbistica, no? Anche se in realtà io il vostro nome, il vostro l'identificazione della Prisma, io la. Ce l'ho nell'orecchio da un po' di tempo, quindi ha Sì, circolato tra gli addetti ai lavori, ecco. è nato prima di tutto come, sai, facevamo diverse cose, non è che facevamo solo lo sviluppo del caricatore, anche perché sennò non avremmo campato,
ci davamo da fare di fatto per promuovere la mobilità elettrica e nel frattempo riuscire a fare un po' di cassa che abbiamo sempre investito poi nello sviluppo di questo sistema di ricarica. Il progetto è nato prima di tutto come una cosa per noi, perché come ti dicevo, siamo prima di tutto automobilisti elettrici e non potevamo sopportare di non poter caricare in una maniera abbastanza smart, figurati. Quindi è nato come un progetto open, addirittura le prime versioni che abbiamo messo in vendita prevedevano un kit per fartelo da solo. È nato con quell'iniziativa lì. Oggi sicuramente non si può più definire un prodotto open. Posso dirti però che per rispondere alle esigenze di mercato, quelle che ci sono arrivate alle nostre orecchie in tutto questo tempo che tu senti Prism in sottofondo, noi abbiamo raccolto feedback e abbiamo rivisto il prodotto e tutto il nostro asset per poter rispondere meglio al mercato. Oggi Prism non è open source. Però è il caricatore più open che puoi trovare perché ha una serie di modi per essere controllata che di fatto sarebbe inutile che fosse open source, non se ne faceva niente nessuno. La stragrande maggioranza dei nostri clienti più smanettoni, se vogliamo chiamarli così, si interfacciano via MQTT. E con quel protocollo puoi far fare a Prism, out of the box, quello che ti pare. Puoi fare di tutto. Cioè siamo ad un livello nel quale io non faccio fatica a seguirti, quindi io Scusa. per questioni di anagrafiche non potrei essere uno smanettone, quindi No, certo. vabbè, quindi io ti ho chiesto, ecco, quindi vi siete strutturati, diciamo, durante l'anno scorso in modo da partire quest'anno come azienda vera e propria. Azienda vera e propria cosa significa? Che avete diciamo, un capannone, un piccolo stabilimento nel quale producete. E avete anche un minimo di forza lavoro, no? Perché non potete essere. Beh, sai, eravamo in 4 a settembre, adesso siamo in 12 interni e 5 o 6 esterni che sono in smart working e stiamo cercando di assumere ancora. Stiamo cercando di espanderci anche a livello di sede. Diciamo che con gli spazi che abbiamo adesso riusciamo a mantenere una produzione di 1 migliaio di pezzi al mese. Se riusciamo a trovare i partner giusti e a muoverci come penso, dovremmo riuscire a triplicare questi volumi per il prossimo anno, insomma. Cioè, quindi cercate comunque un partner finanziatore. Beh, siamo una startup, è abbastanza fisiologico la nostra ricerca di partner, questo sì, certo. Sai, come ti dicevo prima, adesso c'è tanto da fare, tutto potenzialmente. Noi con le nostre gambe sicuramente arriviamo ad un buon punto, però se strada facendo trovi la possibilità di far entrare qualcun altro, che o per motivi di capitalizzazione o per motivi di partnership, di integrazione nella tua filiera o per entrambi i motivi, insomma, certo che valuti tutte le cose che ti consentono di guadagnare tempo, di correre ancora più veloci. Noi abbiamo dedicato tanto tempo allo sviluppo del prodotto che adesso è pronto, è disponibile sul mercato e lo consegniamo, lo spediamo in 3 giorni. Ah, ecco, quindi voi vendete solo online, non avete dei. No, no, vendiamo online al cliente finale e poi abbiamo un business developer che si occupa di tutta quella che è la parte B2B. Facciamo anche Prism, non è l'unico caricatore che facciamo. Facciamo progetti completamente custom per altri clienti che vengono da altri punti del settore. Insomma, facciamo un bel po' di roba. Ah. Quindi lavorate anche in modo, diciamo, sartoriale su progetti specifici. Assolutamente sì. Comunque, diciamo, una capacità di 20, di 1.000 pezzi al mese significa già avere una catena produttiva vera e propria, insomma, deve essere Direi sì. industrializzata, ecco, non si può Sì. produrre così, quindi. No. E anche una strategia di approvvigionamento, Alberto, se vuoi. Sì, proprio l'altro giorno parlavamo con un suo collega del Corriere, credo fosse, non so se sai
c'è una situazione abbastanza difficile a livello di approvvigionamenti. Lo è Penso nel... dell'elettronica perché sì. Sì, guarda, noi l'abbiamo percepita più o meno a novembre, perché abbiamo visto che i primi prezzi cominciavano ad andare su, i primi tempi di consegna cominciavano stranamente a dilatarsi, i componenti assolutamente standard che erano sempre a stock, dovevi cominciare a chiedere una conferma. E quindi, sai, poi quando abbiamo visto un nostro competitor annunciare che consegnava in 16 settimane, una roba del genere, abbiamo reagito molto velocemente, abbiamo investito tutto quello che potevamo nel rinegoziare i nostri accordi di fornitura, per fare accordi molto più grossi e assicurarci l'arrivo delle materie prime. Così succede che oggi questo nostro competitor consegna in 4-5 settimane, sta recuperando, e noi consegniamo in 3 giorni. Cioè, voi consegnate in 3 giorni, cioè dall'ordine Se le spediamo, scusa, online. spediamo in 3 giorni, Beh, scusa. vabbè, Poi se spedite il in nostro tre corriere giorni consegna in arriverà in 24 ore. 4-5, ma insomma, sono Sì, giorni, non settimane, ecco. attualmente sì, insomma, quindi salvo stravolgimenti E, particolari. ecco, ti faccio due domande ultime. La prima è... La richiesta mi sembra di capire che c'è, cioè quando tu dici il nostro obiettivo è triplicare, vuol dire che sapete che il mercato, la richiesta è esplosa finalmente fra quelli che hanno comprato l'auto elettrica che erano 3 volte di più di quelli che aveva l'anno scorso di questi tempi e la ristrutturazione dove magari qualcuno installa anche senza avere l'auto perché è così, perché è finanziata, eccetera. Quindi il mercato c'è ed è in crescita, non è un problema vendere, no? E quindi, vabbè, mi hai già risposto. La seconda cosa che ti volevo chiedere è, d'accordo, tu dici l'unica cosa che non faremo mai è un'auto. No, non ho detto mai, ho detto fino al No, 2022. fino al 2000, sì, esatto, nei prossimi anni non faremo un'auto. Però tutte le altre cose in teoria si possono fare, ma soprattutto mi interesserebbe sapere quali sono le cose che si possono fare che non ci sono ancora. Cioè, tu te lo sarai posto questo problema. Dimmene qualcuna per curiosità. Guarda, in maniera molto molto pratica, ARERA sta per fare una sperimentazione, l'hanno già annunciata, e noi siamo in contatto con ARERA in maniera molto stretta. E succede in Italia che, insomma, secondo me non è per niente scontato. Questa sperimentazione darà la possibilità agli utenti di avere in specifiche fasce orarie, quindi probabilmente la sera e nei weekend, 6 kW di potenza in allaccio, anche se in contratto ne hanno 3, senza dover fare contratti, senza costi aggiuntivi se non quello specifico del consumo del loro kilowattora o forse addirittura tariffe speciali, non lo so, ma solo ed esclusivamente per caricare il veicolo elettrico. No, scusa, questa è una notizia, io non l'avevo mai letta, mi sembra, è Sì. noto sto fatto, no? Ma guarda, è noto sì, perché po purtroppo troppo poco, come tutto quello che gira intorno alla mobilità elettrica. Beh, insomma, io però dovrei saperlo, perché Guarda, è una cioè, è la colpa mia se non lo sperimentazione. so, perché in realtà io mi occupo solo di quello, sai, non è Ma che... ti mando la pubblicazione che hanno fatto sul loro sito. Però sì, è una sperimentazione che loro hanno annunciato e hanno detto che in questi mesi avrebbero pubblicato un elenco dei dispositivi compatibili con questa sperimentazione. Perché ovviamente per poter partecipare alla sperimentazione dovrei avere un dispositivo che in qualche modo comunichi con qualche tipo di server o di gestore dall'altra parte per gestire questa cosa. Certo. Quando abbiamo visto il testo della sperimentazione, ci siamo fiondati a chiedere: guardate che non sappiamo quali sono le caratteristiche che servono, ma sicuramente noi Solo siamo voi, compatibili. no?
Stiamo aspettando questo elenco di caratteristiche perché ancora non è stato definito, però la sperimentazione è stata decisa, è deciso che si fa ed è una cosa di questi mesi. La finalità cos'è? Cercare di indirizzare la richiesta per la ricarica ai momenti in cui c'è più disponibilità? Sì. Eh Ah. sì, io penso che al di là di tutto, a parte, vabbè, sicuramente avvicinare anche il pubblico alla mobilità elettrica, insomma, contribuire a sensibilizzare verso questa svolta, però se guardiamo al mondo del futuro, dove tutte le auto possono anche dare indietro energia alla rete, Sì, alla che casa. è un tassello del V2G, ovviamente. Certo, bisogna iniziare a testare, quindi Arera fa benissimo, sono super orgoglioso di questa cosa e di poter in qualche modo lanciare anche la nostra azienda in questo senso, perché insomma, chapeau, non è male. Ma si tratta semplicemente di fare un dispositivo come quello che fate, compatibile con questa flessibilità, per cui Arera deve dire i protocolli di sì. Che comunicazione, come devono essere, insomma, una serie di tecnicismi. però è Tecnicismi. un'evoluzione dello strumento che avete già, cioè di una wallbox. No, noi, a prescindere dalle caratteristiche che chiederanno, le abbiamo già tutte queste cose. Io sono sicuro che la nostra out of the box è già compatibile con la sperimentazione, a meno che non si inventino dei protocolli che sono nuovi e non ha mai sentito nessuno, ma che usino OCPP, che è uno dei protocolli più utilizzati, anche se secondo me destinato al fallimento, che usino, insomma, altri protocolli standard, noi ce li abbiamo. È un protocollo di dialogo con la rete. Esatto, Cioè, per cui la esatto. rete ti informa che da quel momento lì la potenza è 6, puoi prendere, puoi prelevare, eccetera. Però Esattamente. non è un nuovo prodotto, non è che per chi fa questo esperimento deve mettersi un No, agente in però ti casa. servirà avere un caricatore, Sì, almeno un caricatore, che sia compatibile con questo flusso di dati, perché certo. è il contatore poi che manda questi dati. In teoria, adesso appunto, ripeto, non c'è ancora un documento con le specifiche di questo, però insomma, c'è il testo, c'è l'avvio della sperimentazione e siamo costantemente in dialogo e veniamo interpellati per sapere cosa, come, perché. E quindi vedo un bel movimento in questo senso. Queste sono proprio quelle attività, quelle sperimentazioni che servono per capire come si può fare meglio una cosa e poi anche come cercare di spingere, di stimolare il comparto normativo su questo, perché se un domani vogliamo avere il vehicle to home, vehicle to grid fatto bene, bisogna anche fare un'evoluzione normativa su tutto ciò. Sì, Bisogna infatti. liberalizzare sperando, so che è una grande speranza. Insomma, liberalizzare, ma poi anche, come dire, regolare, perché ci sono degli scambi di energia provenienti da fonti diverse, no? Cioè, se io faccio il vehicle to home, poi ricarico l'energia in azienda gratis, me la porto a casa, ci faccio andare la lavatrice, si fanno un po' di confusioni, no? Sì, è certo. Quindi, semplificando, tu dici c'è ancora tanto da fare, da inventare, anche solo nell'ambito della ricarica, non c'è Sì. bisogno di dire c'è da inventare un No. drone, un aereo, una roba del genere. Come dire, come sarà la mobilità del futuro? Un'idea, un concetto, cominciamo ad avercelo un po' tutti. Da questo ad avere tutti quegli strumenti pratici che consentono la realizzazione di quella vision, è un mondo, è un'intera industria che deve sfornare soluzioni, prodotti, alcuni andranno bene, alcuni no, alcuni andranno meglio di altri, però sono tutte cose da fare, sai, si sta pre relativamente presto ad annunciare un prototipo, poi, voi seguite molto l'avvicendarsi di comunicati stampa delle case auto di nuovi modelli, si sta presto a dire arriveremo con tutta la gamma elettrica fra 2 anni, 3 anni, insomma, poi. Direi che il massimo sono le batterie, il massimo degli annunci sono le batterie. Ormai dovremmo avere delle batterie grandi come,
Come la una casa, sì. mela con 1.000 chilometri d'autonomia, ma io non l'ho ancora vista in realtà. Quindi vedi, sai, tante Ci cose si siamo, sì. annunciano, tante cose vanno fatte. Sì. Ecco, però diciamo, quindi quando tu dicevi ad esclusione delle auto tutto possiamo fare, però pensavi sempre delle cose, diciamo, non velleitarie, ecco, non avete dei progetti strampalati, ma tu ritieni che ci sia molto miglioramento, molto lavoro di affinamento, di perfezionamento anche importante per rendere la ricarica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene. Certo. Quindi, diciamo, ci dobbiamo aspettare ulteriori novità, ma insomma, non le macchine volanti, ecco. Ah, Da guarda, voi almeno. se ti dicessi che facciamo una macchina volante, mi crederesti? Ma per farebbe notizia poi, io Allora, io potrei scriverlo preferisco. dicendo lo dice lui. No, ma sai, facciamo notizia con cose che andiamo a fare per davvero. Al Certo. di là di tutto, ti ripeto, prima di tutto ci siamo messi a fare questo perché vogliamo vedere una transizione il più rapida possibile a questo tipo di mobilità. È chiaro che nel cassetto pensiamo alla macchina volante, certo. Adesso, a parte gli scherzi, Cristiano sta anche prendendo il brevetto di volo, ma non a caso. Però c'è tanto da fare nell'elettrico, che sia l'auto, che sia, scusami, le automobili, i due ruote, l'agricoltura, la nautica, l'aviazione. Voi dimmene una che resta esclusa. Oggi dirti faremo la macchina volante sarebbe un po', insomma, scegli tu per me, ti dico, va bene che l'ho detto io. Nella pratica c'è talmente tanta roba mancante oggi che onestamente questi 2 anni qua, se tocchiamo il tema dell'accumulo, della fast, della bidirezionalità, ma io sarei più che soddisfatto di avere un prodotto in gamma, una gamma di prodotti ben funzionante, bella estesa, di successo tanto quanto lo sta facendo Prism anche in quegli ambiti. Sarei molto soddisfatto, onestamente, molto. Benissimo.